Ecco, qui c'è poco sole, ma io potrei dire la poesia del sole. Sole, sole, quanta gioia nel mio cuore. Or telefono al mio amore e gli parlerò di te. Il tempo è un po' così così, non c'è il sole, ma nel mio libro. Questa è la foto dei miei genitori. È un giorno che era pieno di sole, ho scritto questa poesia che ho dedicata a tutti gli innamorati. I miei genitori erano molto innamorati, si volevano molto bene e io l'ho dedicata a mio marito e tutti possono dedicarla ai propri innamorati. Ai propri amori. Quindi adesso la leggerò. Questa l'ho scritta nell'83-80. Ah, c'è scritto qui. Nel 1984. Nel 1980, non riesco a dire. Nel 1984, Primo Sole l'ho intitolato. Sole, sole, quanta gioia nel mio cuore. Nel vederti già spuntare, quante cose fai sognare, son felice. Or telefono al mio amore e gli parlerò di te, regalando a lui la gioia di quel sole che riscalda ogni cuore e alla vita dà colore. Questo è per gli innamorati, eh? Questa. Anna Rinaldi, Anna dai. Rinaldi, La data di la data di oggi? oggi. Ah, Alla fine, questa volta non ci 17, sbagliamo. esatto, questo 17 17. novembre, bellissimo novembre Bello, bello, 17 perché tu sei nato a novembre, 2016. il 24, scusa, È bellissimo. Comunque, un bel giorno. Pieno di sole, ho scritto questa poesia che è nel mio libro, il libro di Anna Rinaldi, intitolato Finalmente. Questo nome è nato è perché il libro, per fare un libro ce ne vuole, è perché serviva un libro nella trasmissione di Maurizio Costanzo. È la prima, primo motivo. È il primo Dissero, motivo. ci vorrebbe un libro che si chiama Finalmente. No, ma è perché ci hai messo un sacco di tempo a E perché ci ho messo realizzarlo. un sacco di tempo, perché prima pensavo solo a scrivere, non ci pensavo. Però quando ho pensato di fare un libro, o lo paghi tu il primo libro, o non è che te lo pagano, Quindi è stata un po' lunga la cosa. E poi sono andata anche in TV, nella trasmissione Sei del Mestiere, sono andata come poetessa. Quindi ho fatto vedere anche questo libro che stavo appena per farlo. Ed è bellissimo. Il disegno è anche mio. Il quadro è mio, l'ho fatto io. Come pure altri disegni, altri che sono nel libro. Dov'è quello lì che sono cresciuti gli alberi e i soldi sull'albero? Poi lo faremo vedere, va. Qui ci sono 14 alberelli, un numero bello. Un numero molto bello, 14. 14 Saluto. è nato anche mio nipote, mio nipote Anselmo. Vi saluto, alla prossima poesia di Anna Rinaldi. L'acqua? La fontana? La fontana dei giardini estensi con la bella acqua, tutto illuminato. Bellissima.
Mai vista così, eh? Altre volte. Con le luci. Ma allora adesso... dobbiamo andarla a vedere da più vicino. Ah. Bellissimo. C'è una poesia sull'acqua. Ecco, ho portato anche l'ombrello. Sembrava una giornata un po' piovosa così. E quindi, però invece fa caldo. Mi sono tolto anche il soprabito impermeabile. Fa troppo caldo, eh? Troppo caldo, beh. Se... Fa caldo. Perché ti sei messa la coperta bene. Mi sono coperta. Non perché bene. Faccia caldo. Proprio caldo. Ora andiamo alla fontanella. Andiamo un po' più da vicino, la prendiamo. La fontana. La fontana. Perché è grande, eh? Sì, sì, non è la fontanella. Fontanella nel senso vezzeggiativo, ecco. Non è come sotto. Sì, perché. No, nel senso vezzeggiativo. Questa volta la vedo più sottile. No, nel senso vezzeggiativo. Piena l'altra volta, altre volte. Eccola! Bella, bellissima. Dai! Molto bella. Molto bella. Che bella fresca, si sente, ti dà un po' di fresco. Va bene che noi abbiamo fatto un po' di strada a piedi, quindi ecco perché abbiamo un po' di caldo. Ma... ecco perché sentiamo ma... caldo. Bella, bella. Parla con i nostri fans. Di qualcosa. Ragazzi, una passeggiata qui al giardino di Varese. Venite, che è bello da vedere. E poi c'è questa bella fontanella. Ci sediamo un po' qua. Ci sediamo. Che non vada dell'acqua questa, eh? Niente, qua per fortuna non piove. Ci sta bene, dai. Poi fa anche caldo. Ci sta proprio bene a quest'ora i giardini. Abbiamo fatto bene a venire. In mezzo agli alberi. Prendiamo l'albero lassù, quello lì rosa, eh? Che bello. Qui sono, qua giù ci sono quelli più verdi, ma mi piace quello. Mi piace farvi vedere quello lì rosa. È molto bello. Che si vede qua dalla fontana, eh? Dalla fontana dei giardini estensi di Varese. Sì. Molto carino, vi invitiamo a venire, soprattutto quando poi nella giornata che c'è la moda espongono vestiti nuovi, modelli molto originali.
se venite in quel momento vi divertite. Adesso andiamo, è orario di andare a casa e preparare la cena, ma comunque sono molto contenta che sono uscita, perché stare a casa non hai mai tempo di uscire. E quindi adesso era proprio necessario, che dovevamo uscire, siamo usciti e ci siamo fatti il giro per i giardini. Almeno ci siamo svagati un po'. Vi saluto, alla prossima. Dimmi. Anna Rinaldi Varese. Oggi è il solito 17, si vede che è un giorno buono, un giorno per uscire, andare un po' in giro e rallegrare la città con noi che andiamo in giro. Ci distraiamo noi e anche la città. 17 novembre 2016. 17 novembre 2016. Speriamo che quest'anno sia bello per tutti, per noi e per tutti. L'anno che viene? Il 2016 è un bel anno. 2017 allora. Per dicembre, fino a dicembre speriamo che si chiuda molto bene. Allora da più vicino. Paura e emozione. In attesa di un verdetto tiro fuori il fazzoletto e dall'emozione scende un lacrimone. Son poeta tutta sfera, grazie a questa atmosfera. E con grande emozione mi asciugo il lacrimone. Oggi recito a Pallanza, domani da Costanza. Ecco, c'è un'altra poesia. Vediamo un po'. Se sono capace di aprire questo foglio, senz'altro trovo la poesia. Ma questo non si apre, fa niente. Vediamo se riesco ad aprire quest'altro. Mamma mia, non ci si riesce, niente. Mi sono messi ben... Vediamo che poesia c'è qua. Ispirazione nella notte di San Gennaro. L'uomo studia per avere una conoscenza. Dio ci guida per la fratellanza. E quando queste si incontrano, il paradiso è in te. Anna Lucia Teresa. Anna Lucia Teresa va tre volte a far la spesa, ma la cosa molto strana, ha tre amori a settimana. Se si veste da poeta è Anna di consueto. Se si veste da impiegata è Lucia tutta attillata. Quando poi è la Teresa è tutta presa per la spesa. E si sa dove la fa, dove l'amore l'aspetta. Vero amore, sei la bellezza in persona, sei il sole tra gli alberi che brilla fra le foglie. Penetri in me con la stessa luce che vedo splendere nei tuoi occhi. Sei l'amore che in me si specchia,
come il sole nell'acqua, ecco l'acqua, come la luce che si riflette nel buio, come il calore che penetra nella terra e dà vita alla vita. Bene. Saluta. Ciao ragazzi, si è fatto un po' buio e con la luce della fontana, sto leggendo la poesia del mio libro. Ai miei grandi genitori, mamma, quanto mi lascio andare nelle carezze tue del papà. Mi accovaccio per far sì che esse si coprano tutte di amor vostro. Una poesia proprio sentita in quel momento, sentivo proprio i miei genitori che mi stavano con amore vicino. La B come la vita e la M come mamma. Questa fontana che va molto in alto e più in alto ancora disegna la P come padre. I nostri genitori che amano tanto i figli.